Per questa torta Spider-Man io sto utilizzando un pan di Spagna da 16 cm, è vanigliato e lo vado a personalizzare con una bagna di 34 g di latte condensato e il resto fino ad arrivare a 65 g di latte. Scegli la bagna che preferisci per la tua torta Spider-Man. Io la crema la uso per due torte e sono 250 g di mascarpone e 200 ml di panna. Essi vanno montati leggermente. Ovviamente il tutto deve essere freddo, poi aggiungi lo zucchero a velo. Ne metto 55 grammi, anche esso va montato con la crema. La crema è pronta quando essa si rassoda. Io utilizzo un beccuccio a stella. Allora, bisogna spalmare la crema sulla superficie della torta. L'idea è di ottenere uno strato di crema dove sopra si può incidere con uno stecchino gli occhi di Spider-Man. Dopo aver disegnato gli occhi di Spider-Man, sempre con il solito beccuccio a stella, bisogna creare tanti ciuffetti sugli occhi di Spider-Man che devono rimanere bianchi. In un ciotolino ho messo un po' di panna e del colorante in gel rosso per ottenere una crema colorata per colorare il resto della faccia di Spider-Man che è di colore rosso, facendo altri ciuffetti. Il bordo della torta Spider-Man l'ho creata con della crema color blu. Ho rifinito i bordi con una crema più azzurra, però dopo aver fatto i ciuffetti e aver rifinito i bordi della torta con ciuffetti leggermente più azzurri, ho preparato la crema nera con il colorante in gel nero. Questa crema, distribuita con un beccuccio per disegnare e scrivere, serve per ripassare il contorno degli occhi e anche per disegnare il motivo che Spider-Man ha la ragnatela. Io ho personalizzato questa torta mettendo su Spider-Man tre fiorellini di zucchero e sui lati delle stelline di cioccolato, come se fossero state catturate dalla sua ragnatela, insomma. L'ho personalizzato rendendolo forse un pochino più per femmine. Non so, fatemi sapere voi cosa ne pensate. Con la crema avanzata ho decorato un'altra torta a forma di farfalla. Ciao!